Ben ritrovati con una nuova puntata di Web TV Fise Lombardia. Ci troviamo nel quartier generale di Filippo Moyerson e con lui oggi inizieremo una serie di appuntamenti nei quali ci consiglierà una serie di esercizi per migliorare l'assetto del cavaliere. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo un po' di quelle che sono le osservazioni, le correzioni che l'istruttore deve fare a un allievo mentre fa un esercizio. Cioè utilizziamo un esercizio, ci sono moltissimi esercizi che si possono fare con piccoli salti nella ripetizione del galoppo, ma quello che è importante è prima di tutto mettere i cavalli in una buona situazione prima di iniziare, per cui lavorarli bene. E nel lavorare bene un cavallo bisogna prima avere un cavallo nel buon equilibrio rilassato, poi bisogna iniziare a ginnasticare il corpo del cavallo con delle cessioni alla gamba, con cenni di spalle indentro e maggiore flessione sui piccoli circoli. E solo dopo che avremo un cavallo più ginnasticato potremo creargli maggiore impulso e avremo una migliore qualità del galoppo. Il problema grosso è che si iniziano gli esercizi con dei cavalli ancora in disordine, per cui si pensa che l'esercizio possa servire per riordinare il cavallo, invece questo è sbagliato. Bisogna prima avere un cavallo ben ordinato, con un assetto corretto, e poi facendo l'esercizio in maniera ripetitiva si possono curare i piccoli dettagli. Guarda avanti, scendi bene col tallone. In questo caso devi pigiare un po' di più sulla staffa destra quando poi la curva è a destra. Oggi utilizziamo un in-out con due piccoli salti che sono distanziati, mi sembra, 2,80 m, 3 metri, insomma, tre buoni passi. E questo esercizio viene ripetuto su un 8, per cui dovremmo curare bene di arrivare perpendicolari. Dovremo curare bene l'assetto del cavaliere sul salto, che non deve avere dei movimenti forzati, ma deve seguire il movimento del cavallo in maniera molto morbida, ma in maniera molto corretta. E su questo dobbiamo essere molto rigorosi anche sullo sguardo del cavaliere e molto rigorosi sulla curva che viene fatta prima dell'in-out e soprattutto dopo l'in-out e tutto il circolo che viene fatto in maniera ripetitiva. Ripetiamo l'esercizio, abbiamo alzato un po' i due piccoli salti e in questo caso dobbiamo avere la cavalla con abbastanza impulso. Qui andava abbastanza bene, però la vorrei avere con un po' più di impulso, per cui il cavaliere nella curva prima del salto deve aiutare il cavallo con la gamba esterna per mantenere un po' di più impulso. Qui va bene, ma il cavaliere si è un po' sfilato all'esterno ricevendosi, deve ben pigiare sulla staffa interna. In questo caso accompagnare bene il cavallo con la gamba esterna e pigiare sulla staffa interna per fare una curva dopo l'esercizio con una maggiore flessione del corpo del cavallo, cioè non girare troppo sulle spalle. Guarda avanti. Allora, abbiamo visto che durante l'esercizio ci sono delle cose da correggere. Il salto è abbastanza corretto, è una buona ginnastica per il cavallo, una ginnastica blanda nella ripetizione, ma quello che è importante è la correzione dell'assetto del cavaliere per permettere una migliore traiettoria, non solo prima del salto, ma anche dopo il salto. Prima del salto abbiamo bisogno un po' più di impulso, per cui il cavaliere avrebbe bisogno un po' più l'accompagnamento con la gamba esterna, perché in curva l'impulso viene dato con la gamba esterna, soprattutto. E dopo il salto abbiamo bisogno di flettere leggermente il cavallo, di recuperare un po' più di equilibrio. Se il cavallo girerà sulle spalle, avrà una qualità di galoppo subito sul salto successivo non buona, per cui nella ripetizione a casa abbiamo bisogno di fare bene la curva anche dopo il salto, di modo da poter poi dopo intraprendere bene, in maniera corretta, la traiettoria al salto successivo. In questo caso avremo bisogno maggiore peso sulla staffa interna, perché altrimenti il cavaliere rimane sbilanciato all'esterno e, rimanendo sbilanciato un po' all'esterno, invita il cavallo a chiudere un pochettino la curva, invece deve
mettersi ben centrato sul cavallo, per cui nella curva pigiare un pochettino più sulla staffa interna per rimanere bilanciato sulle due staffe, perché è chiaro, la forza centrifuga ti spinge un po' all'esterno. Così facendo, il cavallo automaticamente è aiutato a correggere la curva dopo il salto. Bisogna essere molto pignoli, molto rigorosi, non si può fare l'esercizio senza curare questi dettagli, che sono quelli importanti, devono diventare un'abitudine, perché poi dopo in percorso il cavaliere ripete l'abitudine che ha a casa durante la preparazione, durante i piccoli esercizi. Diventa molto difficile correggere l'assetto quando è non corretto in percorso, se a casa non viene continuamente e in maniera molto rigorosa e insistente da parte dell'istruttore per avere un buon risultato. Selleria Tombini, un marchio che da solo parla di equitazione. Abbiamo fatto due chiacchiere con Pier Tombini, che ci ha raccontato la storia di questa azienda e della sua nuova avventura con Infinito. Selleria Tombini nasce all'incirca 1920 da mio bisnonno Tombini Emilio. La cosa è proseguita con Tombini Ercole, mio padre Tombini Oscar, e poi ci siamo io e mio fratello Donald, Daniel e Vera, che stiamo portando avanti la tradizione di famiglia. L'equitazione ai tempi era una cosa di nicchia. Inizialmente il cavallo veniva utilizzato come animale da lavoro, per cui siamo partiti da quello, piano piano ci siamo evoluti fino ad arrivare ad oggi con uno sviluppo particolare sul salto ostacoli. Durante il periodo Covid c'è stato un incremento di quello che è l'equitazione, essendo considerato l'unico sport che si poteva praticare. C'è stato un incremento dell'online, in quanto non c'era la possibilità di muoversi. La gente ordinava su internet e acquistava direttamente a casa il materiale che cercava. Prodotti che vanno di più sull'online sono prodotti tipo grassi zoccoli, prodotti che non vanno testati manualmente, ma prodotti generici, ecco. Per quanto riguarda la sella e l'altro genere di materiale, è più un prodotto che acquistano direttamente in negozio. Il futuro di Selleria Tombini è l'ampliamento degli spazi sia di Pedrengo che di Lissone e un inserimento di nuovi marchi che andremo più avanti a visualizzare. L'importanza di avere un punto di riferimento all'interno dei vari concorsi è di dare direttamente il servizio alla clientela. Il cliente che ha bisogno del materiale che rompe piuttosto che manca o lascia a casa lo trova direttamente qui in selleria da noi. Infinito nasce a febbraio dell'anno scorso e nasce da una collaborazione tra Selleria Tombini e Mattia Masserini. La nostra idea era quella di completare il nostro servizio nei confronti delle scuderie, dando la possibilità di fare articoli personalizzati, dalla giacca al sottosella alle varie attrezzature che servono nel concorso. E sta avendo un buon successo, nonostante sia una cosa di recente avviamento. Parliamo ora di Giovani Promesse. Continua inarrestabile il nostro progetto Academy. In questa puntata vi parleremo dei programmi del 2022 per le discipline di completo ed endurance. Questi sono ragazzi dell'Academy del 2022. Un progetto iniziato già l'anno scorso con un ottimo successo. I ragazzi sono stati tutti molto entusiasti. Poi qualcuno, per limite d'età o perché ha progredito talmente tanto, è uscito dal gruppo e ne abbiamo inseriti degli altri. È un progetto molto ambizioso, partito appunto dall'anno scorso. Cerchiamo insomma di portare avanti questo gruppo di ragazzi sotto tutti gli aspetti, non soltanto sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'aspetto culturale, che manca un pochino in questi ultimi anni, e che siano da esempio anche come disciplina e comportamento sportivo per tutti gli altri. Sono ragazzi che fanno completo ormai da qualche anno, il gruppo Pony e il gruppo Cavalli, e molto probabilmente da questi ragazzi usciranno le squadre che faranno le coppe delle regioni e le Poniadi.
Abbiamo già fatto due incontri quest'anno, tutti e due pratici, e un incontro teorico di dressage. Abbiamo in previsione di fare ancora diversi incontri, sia pratici che teorici. Il prossimo sarà con un preparatore atletico e un veterinario, e esaudiremo le richieste che i ragazzi hanno fatto l'anno scorso durante l'ultimo incontro Academy, e speriamo di avere successo anche quest'anno. Anche l'Endurance in Lombardia ha la sua Academy. Oggi siamo a Capriano al Colle, in provincia di Brescia. Ci siamo trovati appunto con lo chef d'équipe Simona Garatti, con il referente dell'Endurance Eddie Accordini e con il tecnico Fausta Del Panno. E abbiamo riunito insomma questi ragazzi, che sono tutti ragazzi che hanno già fatto delle gare in Lombardia. L'Academy è nata l'anno scorso con un gruppo appunto di giovani appassionati di endurance, con l'obiettivo di farli crescere, quindi dargli a disposizione degli strumenti e delle persone per poter crescere. Oggi appunto ci siamo trovati qui con l'obiettivo di fargli una piccola lezione con i propri cavalli, in maniera tale da dargli delle basi di equitazione, e nel pomeriggio poi gli daremo, diciamo così, delle nozioni anche di veterinaria, delle nozioni, diciamo, di gestione sportiva, con lo scopo appunto di dare una formazione un po' che possa essere, diciamo così, di alto livello a questi ragazzi, che sono i più promettenti e i più meritevoli della regione Lombardia. L'altro obiettivo è quello di riuscire a selezionare un gruppo di cavalli che possa essere poi rappresentativo della regione Lombardia alla Coppa delle Regioni. Quello del sellaio è uno dei mestieri più tradizionali legati al mondo del cavallo. Andrea Gianoli ci spiega passo passo come eseguire una cucitura a regola d'arte. Andiamo a fare un cinturino che servirà come sottogola per l'Hackmore, per cui vado a scarnire il pezzo di pelle dove andrà la fibbia. Poi lo bucherò con una fustella a taglio per infilare la fibbia, faremo un passante e andremo a cucirlo a mano sulla cagna, detta comunemente. Adesso cuciamo il passante a mano, che poi andrà dentro la cappetta con la fibbia. Filo, che è un filo già cerato, per fortuna. Una volta invece si cerava con la pece. La procedura della cucitura a sellaio è tagliare il pezzo di filo e mettere i due aghi all'estremità del filo tagliato. Il passante per cui è cucito, ma viene preso dentro anche nella cucitura. Il punto finale, poi per firmare si passa attraverso, si fa un semplice nodo e si va a tagliare. E così si conclude anche questa puntata di Web TV Fise Lombardia. Vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook e di attivare la campanella sul nostro canale YouTube. L'appuntamento è per il mese prossimo. Arrivederci!